parliamo di functional training e sport da combattimento. Stiamo parlando di tutti quegli sport da combattimento che ha solo le tecniche percussive, quindi con tecniche di pugno, di calcio, quindi light contact e full contact. Per far questo oggi vedremo tutta una gamma di esercitazioni con Simone Barbiere, atleta della nazionale della federazione FI KBMS, nonché istruttore di kickboxing e dottore in scienze motorie. Ciao a tutti, benvenuti. Ok, allora, per sviluppare la forza funzionale utile a questo sport andremo prima a vedere degli esercizi che lavorano sul core stability e quindi anche sulla forza del core. Andremo a vedere degli esercizi tipo il plank, che sono sempre esercizi utili per sviluppare una solida base, okay, sulla base della quale andremo poi a sviluppare gestualità più specifiche, ok? Quindi questi esercizi vanno sempre in generale bene per tutti gli sport. Poi degli esercizi per la forza funzionale, ok? Utili, molto utili per quegli sport, sono tutti quegli esercizi dove si sfruttano, come dire, le naturali proprietà torsionali del core e del bacino, quindi esercizi in torsione sul piano trasverso. E inoltre sono sempre esercizi in cui andremo sempre a cercare la massima velocità di esecuzione possibile, quindi stiamo parlando di sviluppo della potenza, ok? Sempre comunque mantenendo il massimo controllo possibile per evitare ogni sorta di infortunio, ok? E mentre per tutto quel che riguarda la resistenza, quindi mettere sotto stress i sistemi energetici, così come avviene all'interno di un round, fate sempre riferimento alla vostra classe di appartenenza, quindi in queste classi dove vi allenate col maestro, con i vostri compagni di allenamento, sfruttate gli interval training classici utilizzando gli strumenti classici che si usano per questo sport, quindi gli interval training al sacco, al pao e al colpitore, ok? Non c'è bisogno di fare ricorso a chissà quale altri strumenti, ok? Adesso andiamo a vedere tutta una serie di esercizi utili. Un primo esercizio per lavorare, gli esercizi migliori per lavorare sul core stability sono i plank, ok? I plank a terra, ok? Che lavorano sul core stability e quindi rinforzano anche la cintura addominale, ok? Questo sempre nell'ottica di creare una base stabile e forte, ok? Per fare prevenzione di infortuni e per poi costruire esercizi più specifici. Ok, allora andiamo a vedere il plank. Simone si mette in plank, ok? Da qua cercate sempre di mettere la schiena bassa un po', i glutei, ok? Solleva un po' la testa, cerchiamo sempre di mettere la schiena, la colonna in una posizione neutra e poi da qua contraete i glutei, le cosce, l'addome, ok? Ricercate la massima contrazione possibile e mantenete la posizione per 30-40 secondi, per magari 3-4 serie, ok? Quindi questi sono, come dire, una prima fase, una prima gamma di esercizi che potete utilizzare anche all'inizio delle vostre sessioni specifiche, ok? Va bene, torna pure il ginocchio Simone, poi sempre sfruttando questo concetto lavoriamo di nuovo sui plank, ok? Magari sollevando un braccio o una gamba oppure un braccio e la gamba opposta, quindi andiamo a mettere in stress il core anche qua su un piano torsionale, ok? Allora andiamo in plank, quindi una prima fase, un primo livello di difficoltà potrebbe essere quello di sollevare una gamba, ok? Anche qua solleva un po' la schiena, cercate anche qua di mantenere la schiena in una posizione neutra, le spalle diritte, ok? Poi da qua poggiamo la gamba, lavoriamo, stendiamo un braccio, ok? Anche qua cerchiamo di tenere, ok? Più su la schiena qua, ok? Più su, spingi più su qua, ok? E anche qua appoggia pure il braccio, ok? Oppure lavoriamo con un braccio e con una gamba, qui andiamo a porre un grosso stress sul core, quindi braccio e gamba opposta, ok? Anche qua cerchiamo di sollevare un po' la schiena, solleva, dritte le spalle, ok? Questi sono esercizi molto stressanti, anche ricercarne la giusta posizione neutra della colonna non è facile, quindi all'inizio magari allenatevi con un compagno per farvi guidare, ok? Torna pure in posizione. Ok, e questa è una prima gamma di esercizi. Ok, allora, un primo esercizio che possiamo utilizzare appunto per sfruttare queste proprietà torsive del core e del bacino sono i lanci con la palla lunga. Esistono palle mediche di diverse attrezzature, 6, 8, 10 kg a seconda del livello, ok? E in questo esercizio, come vedremo con Simone adesso, cercheremo di, come dire, sfruttare quella che è la gestualità tecnica del diretto, quindi dal bacino facciamo rotazione.
trazione e lanciamo la palla verso il compagno in maniera più esplosiva possibile, ok? Allora, adesso ti mostriamo l'esercizio, ok? Tenete presente che con un compagno di allenamento potete mettervi a una distanza maggiore, così che chi si allena possa, come dire, metterci la massima accelerazione possibile. Ok, allora abbiamo l'esercizio, ok, posizione partenza, Simone lancia, ok, ancora, ok, e ancora, ok, e ancora uno, ok. Ricordate di metterci sempre la massima potenza, imprimere la massima accelerazione possibile. Come avete visto, Simone, quando faceva questo esercizio, utilizzava, come dire, un concetto, ok, la torsione del core, ma faceva pivoting sul piede, ok? Perfetto, fai di nuovo vedere. Questo è molto importante, ok? Sfruttare le proprietà torsionali del core e del bacino, però tenete presente che le vertebre lombari hanno, come dire, un'escursione in torsione limitata e in generale sono limitate come escursioni di movimento singolarmente, e quindi con il pivoting evitiamo di metterci troppo stress sopra. Ok, rivediamo ancora un attimo l'esercizio. Lancio, lui con la massima potenza, utilizzando il pivoting della torsione, lancia la palla. Ok, torno più indietro, così può metterci più potenza. E questo è un primo esercizio. Allora, un altro esercizio che possiamo fare sempre per sfruttare queste proprietà torsionali, quindi riprodurre la gestualità messa in atto nella kickboxing, sono gli slanci con un bilanciere. Ok? Prendete un bilanciere, lo mettete all'angolo di un muro, tra due pareti, per simulare un diretto, ok? In maniera potente, quindi sfruttiamo di nuovo queste proprietà di trasferire energie dal centro verso la periferia, ok? Facendo sempre tutto, ok? Adesso Simone ci dimostra l'esercizio, okay? Vedete sempre massima accelerazione possibile. Adesso il peso, il carico non è elevato perché questo è un esercizio dimostrativo, ok? Quando dovete poi allenarvi in maniera specifica, aumentate magari il peso, il disco va sul bilanciere a seconda del vostro. Vediamo ancora un paio di volte l'esercizio. Utilizzatevi poi quando vi avvicinate alle vostre fasi di gara, alle vostre gare. Poi in fase preparatoria potete utilizzare esercizi per la muscolazione generali, ok? Però man mano che vi avvicinate alla gara, abbandonate queste esercitazioni di complemento e lavorate su questi esercizi specifici, ok? Quindi quelli che riproducono la gestualità e soprattutto imprimendo la massima accelerazione possibile, quindi lavorate molto sul concetto di velocità, ok? Di potenza. Ulteriori esercizi per sviluppare la potenza specifica per la forza, per la potenza degli arti superiori sono i push-up pliometrici. Quindi in una fase preparatoria allenate i push-up classici, allenate anche altre varianti di push-up per la forza, ma poi tipo il push-up a un braccio, ma poi trasformateli in potenza. Quindi un primo push-up pliometrico per sviluppare la potenza potrebbe essere così, quello col clap, con il battito delle mani. Vai Simone. Oh. Cercate sempre la massima accelerazione possibile e anche il massimo controllo possibile, ok? Mi raccomando, qua non è importante fare 10-15 ripetizioni, qua fate poche ripetizioni, ma concentratevi sulla massima esplosività possibile. Quindi, che ne so, fate 7, 8, 9, 10 set da 3-4 ripetizioni, ma queste qua 3-4 ripetizioni devono essere eseguite al massimo con la massima accelerazione possibile. Un altro esempio di push-up pliometrico molto efficace, ok? E utilizzando la palla in questo modo, vai Simone. Questi sono degli esercizi specifici proprio per tutti quei muscoli coinvolti nell'affondare, nel portare con potenza il pugno. Okay? Bene, ancora un altro esercizio specifico invece per sviluppare la potenza delle anche, quindi anche la potenza delle gambe, okay, sono i balzi pliometrici. Okay? Potete usare molti altri strumenti come gli slanci con manubri, i kettlebell, però questo è un altro esercizio, un altro strumento molto, molto buono, molto valido per sviluppare la potenza del bacino, che comunque è indispensabile in quasi tutti gli sport, e in particolare in sport a combattimento. Anche qua lavoriamo col concetto di prima, facciamo poche ripetizioni ma alla massima, cercando di imprimere la massima potenza possibile, e facciamo tante serie, 7, 8, 9 serie, ok? Balzo, vediamo il balzo pliometrico, ok? Oh, vedete che appena a terra cerca subito di sfruttare, ok,
senza esitazioni il riflesso portato da questo stiramento del muscolo quando a terra. Ok? E va bene, con questo è tutto. Speriamo di avervi dato degli spunti utili per affrontare la preparazione specifica per questi sport da combattimento. E niente, ci rivediamo in una prossima rubrica video. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione. Buon allenamento.